La tecnologia che doveva in qualche modo ridurre la fatica del lavoro dell'uomo, in realtà sta creando una situazione di crescenti disparità economiche e dividendo sempre più la società fra ceti che riescono, grazie appunto all'uso della tecnologia, a ottenere redditi molto elevati ed altri che rimangono sull'altra riva, abbandonati sull'altra riva con lavori molto più precari o addirittura nessun lavoro perché sono vittime del processo di automazione, della sostituzione dell'uomo con i robot. Questo sta avvenendo tra l'altro in modo particolarmente pesante e anche doloroso proprio nella Silicon Valley, che doveva essere appunto il luogo, il piccolo paradiso in terra delle nuove tecnologie, dove vediamo una diversificazione, una divaricazione sempre più forte tra i lavoratori delle grandi aziende tecnologiche e tutti quelli che invece prestano servizi di ristorazione, gli autisti che guidano gli autobus, i shuttle bus che vanno da San Francisco alla Silicon Valley e tanti altri mestieri meno retribuiti, che hanno appunto condizioni di lavoro e retribuzioni molto basse in una realtà economica che in realtà prevede costi della vita notevolmente elevati, tanto che, cosa molto sorprendente, stanno rinascendo forme di sindacalismo proprio in questa zona dell'America dove appunto il sindacato era praticamente sconosciuto. Di recente stiamo assistendo a un fenomeno di questo tipo anche in lavori più qualificati e i programmatori, gli ingegneri programmatori di alcune di queste aziende si stanno proletarizzando e quindi si stanno ponendo il problema di presentarsi di nuovo anche loro a un sindacato per avere una rappresentanza.